Parolini, come commercialista immagino lei abbia ricevuto tante richieste da parte di imprese in difficoltà per capire che cosa possono fare per affrontare questa emergenza. Ecco, dal governo si fa questo gran parlare sulla possibilità di ottenere un prestito di 25.000 euro dalle banche. Intanto si tratta di un prestito, poi non è proprio così perché la cifra è variabile, quello è il tetto massimo, è vero Parolini? Sì, giustamente come diceva lei, quello è il tetto massimo, nel senso che è il 25% del fatturato del 2019 con un tetto massimo di 25.000 euro. Questa è la prima misura che viene approvata, è quella più semplice. Poi ci saranno altre misure dove si andrà al 25% del fatturato, però lì ci vorrà la meritocrazia bancaria anche per la garanzia. Questa invece è garantita per tutti dallo Stato, ma ciò non vuol dire, questo è un fattore assolutamente importante, che la banca debba per forza erogare, perché anche la banca poi farà una sua istruttoria. Questo potrebbe essere un problema per tante aziende. Ecco, quindi insomma stiamo parlando di prestiti, quindi soldi che comunque poi vanno restituiti, non è un contributo a fondo perduto come hanno fatto altri stati, quindi significa comunque indebitare le imprese in un momento in cui c'è il rischio che qualcheduno la saracinesca non la alzi più, Parolini. Ma il rischio c'è sicuramente, qualcuno secondo me ha già deciso e già stato costretto a farlo, quindi sicuramente un po' di morire di aziende c'è già stata oggi. Adesso bisogna far sì che questo percentuale di aziende che non riapriranno la serranda, come si dice, non sia troppo elevata. E questo è quello che diceva lei, questo è un prestito che si può restituire in un massimo di 6 anni, 72 rate mensili, con un preammortamento di 24 mesi, però sono soldi che bisognerà restituire. Non sono soldi dati neanche a tasso zero, perché ci sarà un costo di questo denaro, seppur ridotto, che potrà oscillare dall'1,2 al 2%. Adesso la cosa importante è che arrivino subito e che non servano tutti per pagare le tasse a giugno, a luglio. Quindi parallelamente a questo ci vuole anche uno spostamento vero, reale, concreto dell'imposizione fiscale, perché altrimenti veramente le aziende si rischiano di prendere i soldi a fine maggio e a giugno di ridoverli dare allo Stato per pagare le tasse. Ecco, appunto, questo è un altro aspetto importante e fondamentale. Non dimentichiamo che noi siamo costellati di piccole imprese, sono quelle che tengono poi in piedi un po' tutto il sistema economico, soprattutto in questo territorio. Piccole imprese vuol dire che in alcuni casi pagano pure l'affitto, poi ci sono le tasse, le imposte di vario genere. A fronte di un reddito che in questo momento non c'è più, non si capisce bene se e come ci sarà domani, quando. Quindi, secondo lei, non c'è un'esigenza, come dire, di un intervento diverso, un po' più concreto, un po' più forte, diciamo, da parte dello Guardi, Stato, chiaramente. ha assolutamente ragione. Secondo me ci vuole un intervento strutturale e dobbiamo sapere soprattutto a che cosa andiamo incontro, perché ormai siamo chiusi da più di un mese e mezzo. Sappiamo che cos'è il decreto di marzo, l'abbiamo saputo il 18 di marzo che spostavano le scadenze del 16 di marzo. Siamo oggi al 20 di aprile e non sappiamo ancora cosa ci sarà per aprile. Non sappiamo se i 600 euro ci saranno, se diventeranno 800, non sappiamo se il credito d'imposta per gli affitti ci sarà ancora. Quindi capisce bene che in un momento di incertezza come questo neanche lo Stato ci dà delle certezze. Ci troviamo alla fine di un mese senza sapere neanche se dobbiamo pagare l'affitto di aprile oppure no e se avremo questo credito d'imposta. Quindi serve un intervento strutturale, un intervento a medio periodo, perché le imprese possano sapere su che cosa possono contare per andare avanti in questo momento. Questo ad oggi manca del tutto, c'è una confusione enorme, diceva lei, i nostri clienti ci chiamano in continuazione, ma ci chiamano in continuazione perché non ci capiscono più niente loro, perché già facciamo fatica a capirci noi, perché ci sono tutta una serie di misure comunicate anche in maniera errata, come diceva lei, quella dei 25.000 euro, che sembrava che fossero 25.000 euro a pioggia per tutti e poi così non è. Ecco, poi naturalmente ci sono, quando parliamo di imprese, parliamo anche di imprenditori, ma anche di lavoratori, senza i quali l'impresa non sta in piedi. Il discorso cassa integrazione, cioè, ci sarà, funzionerà, perché anche qui non si capisce bene se questi soldi arriveranno, quando arriveranno, perché poi tutto il sistema, voglio dire, va in default. Se anche la parte dei lavoratori non riceve nessun indennizzo, nessun salario. Assolutamente, questo è un problema, non voglio
voglio dire ancora più grave, ma sicuramente più diffuso, perché sono più i lavoratori degli imprenditori, quindi anche questi che non ricevono lo stipendio sotto forma di cassa integrazione. Non sappiamo questa cassa integrazione effettivamente per quanti sarà e per quanto tempo sarà. Ricordiamo che c'è una franchigia per cui per 60 giorni non si poteva licenziare, ma i 60 giorni stanno per finire, quindi ci aspettiamo inevitabilmente tutta una grossa serie di licenziamenti. Anche lì chi verrà licenziato avrà bisogno di un sussidio per poter continuare a campare, ma non gli si può dire 15 giorni dopo che è stato licenziato, bisogna che uno sappia che il giorno dopo può contare almeno sui soldi per fare la spesa, pagare l'affitto. Quindi, ripeto, un minimo di programma, cioè, ormai l'emergenza c'è da 2 mesi. In 2 mesi, dati tutti le task force che si sono fatte, i fintech che si sono creati, un minimo di previsione, un minimo di programmazione, quindi una misura, una progettazione strutturale bisogna che si faccia, altrimenti navigare così al buio è la cosa peggiore che possa succedere, anche perché crea comunque paura nelle persone e poi questa si riverbera anche nella vita sociale, con delle preoccupazioni, dei problemi che abbiamo già sentito, che in qualche caso si sono già manifestati con delle azioni anche violente nei confronti del sistema bancario. Assessore Berrino, allora si investe per cercare anche di guardare al futuro, la Liguria deve difendere un territorio turistico prevalentemente e parlare di turismo in un momento in cui tutto è bloccato chiaramente diventa difficile e preoccupante. Diventa difficile e preoccupante, ma abbiamo l'obbligo di farlo. Il turismo vale il 14% del PIL ligure. È un argomento che, se anche seguendo i vari dibattiti televisivi, se ne parla sempre così en passant, non considerando invece l'importanza che ha in termini appunto di economia, ma anche di occupazione e anche, vuol dire, per il benessere delle persone. È chiaro che parlarne oggi, pensare adesso a fine aprile di ripartire col turismo è impensabile, però pensare che invece a giugno, quando presumibilmente avremo più libertà di movimento e quindi si potrà con le regole che vedremo riaprire, riappropriarci di quelli che sono che è la valenza turistica della nostra regione, questo lo trovo assolutamente doveroso e obbligatorio, anche perché, ripeto, in Liguria vale il 14% del PIL, ma vale anche migliaia di posti di lavoro. Proprio per questo abbiamo pensato di ricominciare dal turismo con una manovra che vale 6 milioni e rotti di euro, una modifica del patto per il lavoro del turismo che negli anni scorsi avevamo fatto per favorire la destagionalizzazione, quindi l'apertura più a lungo degli hotel, alberghi e ristoranti di carattere stagionale, per dare maggiore lunghezza ai contratti di lavoro. Quest'anno abbiamo pensato che invece il patto per il lavoro del turismo debba servire a incentivare la riapertura e a incentivare le assunzioni. Così siamo passati a bonus assunzionali per chi assume per 4 o 5 mesi, 3.000 euro per chi assume per 4 mesi e 4.000 euro per chi assume per 5 mesi, oppure i classici 6.000 euro per chi assume a tempo indeterminato. Naturalmente questi bonus sono dati non solo a hotel, alberghi, ristoranti, ma anche al comparto della somministrazione, quindi bar e ristoranti, agli stabilimenti balneari, insomma tutto quel mondo che ruota attorno al turismo, a tutte quelle aziende che ruotano attorno al turismo. Naturalmente abbiamo fatto salvi anche i contratti che erano già stati fatti, quindi quegli hotel che avevano già assunto per 8 o 9 mesi gli conteggeremo ugualmente il bonus, tenendo buoni all'interno del periodo di lavoro dei lavoratori e lavoratrici il periodo di cassa integrazione che hanno eventualmente fatto. A margine di questo, visto però che il sistema ha fatto sì che tantissimi stagionali del 2019 a oggi non siano stati riassunti e forse un po' rimarranno fuori, proprio perché i numeri non saranno, certo, purtroppo uguali a quelli del 2019, abbiamo anche pensato a dei percorsi di formazione, dei percorsi di politiche attivi attraverso la formazione e la certificazione delle competenze ottenute, che valgono 500 euro al mese per massimo di 5 mesi come indennità, naturalmente, perché non è uno stipendio, però si permette a questi lavoratori esclusi dalle assunzioni di quest'anno di poter fare da casa e quindi in remoto una formazione professionale con certificazione delle competenze che gli aiuti, una volta finita la crisi, a trovarsi più pronti verso il mercato del lavoro di quanto non lo fossero prima, di avere un minimo di indennità di 500 euro che potrebbe
vuol dire che tendenzialmente aiuta, insomma, certamente non si ci mantiene, ma aiuta. E in più abbiamo anche previsto dei smart training, li abbiamo chiamati, quindi dei training a distanza in azienda, quindi anche quei giovani che non lavorano, che una volta andavano a fare i cosiddetti stage negli hotel o da qualche altra azienda turistica, li potranno fare in remoto da casa, sempre con un beneficio di un'indennità di 500 euro al mese per un massimo di 5 mesi. Non è un piano che risolverà tutti i problemi, ma un'iniezione di fiducia e anche di denaro vero e non a prestito nei confronti del comparto turistico. Miliardi di euro per i comuni sono un cura città, però abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo di monitoraggio perché noi riteniamo che la perdita di capacità fiscale dei comuni si aggirerà attorno ai 5 miliardi di euro e quindi abbiamo chiesto di monitorare quotidianamente le perdite dei comuni che dipenderanno ovviamente dal periodo necessario per la ripartenza. La convenzione fra il Comune di Sanremo e la RAI per il Festival della Canzone Italiana scade proprio quest'anno e anche se fra Palazzo Bellevue e Viale Mazzini i contatti non si sono mai interrotti, le incognite legate all'emergenza coronavirus non sono certamente poche. Il Festival 2020, targato Amadeus, è arrivato sul filo di lana poco prima dell'inizio del blocco per l'emergenza e il fatto stesso che sia andato in scena ha creato non poche polemiche ed è finito persino al centro di una denuncia al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avanzata dal consigliere comunale sanremese di opposizione Alberto Pezzini. Per l'edizione 2021 le incognite sono molte, a cominciare dal fatto che si possa svolgere effettivamente, magari con uno spostamento in avanti rispetto al mese di febbraio, e poi in quali condizioni di sicurezza. Problemi non da poco che inevitabilmente sono al centro della discussione per il rinnovo della convenzione fra RAI e Comune. La TV di Stato riconosce alla città di Sanremo 5 milioni di euro all'anno per il festival, assicurando anche la ripresa e messa in onda di altri eventi, a cominciare dal Corso Fiorito. Ma con il coronavirus molte cose potrebbero cambiare, anche se sembra quasi certo che non cambierà il presentatore. Amadeus infatti è più che candidato alla guida della prossima edizione della Kermesse Canora, se, come e quando si farà. In questi giorni di emergenza e di blocco quasi totale, anche praticare sport è qualcosa di molto complicato e giocare una partita a tennis sembrerebbe impensabile. Vittoria e Carola, finale ligure, ci sono invece riuscite giocando una partita da un terrazzo all'altro di due condomini e il video che mostra la singolare e sensazionale sfida è diventato virale su internet, tanto che anche il presidente della regione, Giovanni Toti, lo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, portandolo quale esempio di una Liguria che non si arrende mai. Il campo di gioco sono i due terrazzi e la rete e il vuoto che divide i due condomini. Una soluzione che ha colpito al punto tale che il video di questa incredibile sfida è stato pubblicato anche dal sito del tennis professionistico ATP. Come dice il presidente Toti, questa è la Liguria dei campioni, questa è la Liguria che non si ferma davanti a nulla, che non si arrende mai. Siamo in piena emergenza e non soltanto per il coronavirus. C'è un'escalation impressionante di violenza nei confronti delle donne. In un mese le richieste di aiuto ai centri anti-stalker sono state 1200 su tutto il territorio nazionale. E allarme sociale di fronte all'inarrestabile evolversi di un fenomeno che preoccupa. I casi sono molteplici anche nella nostra Riviera, purtroppo. L'altra notte alla Iguaglia un uomo ha picchiato la moglie davanti al figlio minorenne. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che tutto finisse in tragedia. Nel milanese una donna è stata uccisa dal compagno con cui viveva da 9 anni. A Mallare, in provincia di Savona, manette a un 81enne che, dopo aver malmenato la moglie, aveva ricevuto una diffida dai giudici. Diffida di avvicinamento, ha trasgredito agli obblighi e finito in manette. A Savona, picchiata la moglie, all'arrivo dei carabinieri tenta il suicidio, altro arresto per maltrattamenti perché ha picchiato la moglie. Anche in questo caso manette e carcere. Potremmo continuare l'elenco con un numero elevatissimo di fuori di testa violenti, persone all'apparenza irreprensibile che poi si scoprono dalla doppia personalità. Ci sono stati arresti e diffide che avranno conseguenze gravi in fase processuale, in quanto nessuno potrà contare sulla condizionale.
è tutta questione di codice rosso. Ricordatevi che chiunque abbia bisogno di contrastare una violenza deve chiamare immediatamente il 112. Tutti rischiano un minimo di 5 anni di carcere e diciamo che forse sono anche un po' pochi. Come vedete, non è soltanto il contagio da coronavirus che preoccupa, ma anche il contagio della pazzia. A questo punto viene da chiederci se non occorre immediatamente il carcere per chiunque picchi o minacci una donna, anche se non preso in flagranza di reato. L'emergenza coronavirus ha bloccato tutto il mondo dello sport ed in particolare il calcio, con campionati e coppe europee da concludere. Per le competizioni, per club continentali, si è lasciato in bilico il destino delle italiane impegnate in Europa, ma adesso si inizia a scorgere finalmente l'orizzonte. Stando a quanto scrive il sito spagnolo sport.es, che riporta le valutazioni fatte su Sky Sport, ci sarebbe già la data della partita di ritorno del Napoli contro il Barcellona, l'8 agosto a porte chiuse, con la finale il 29 allo stadio Atatürk di Istanbul. Stesso discorso per la Juventus, che deve ancora giocare la sfida di ritorno contro il Lione dopo la sconfitta per 1-0 maturata in Francia. I bianconeri giocherebbero il 7 agosto. Così come per la Champions League, anche per l'Europa League spuntano le prime date di recupero. Tra il 2 ed il 3 agosto si giocherà Siviglia-Roma e Inter-Getafe, entrambi match di andata degli ottavi di finale. I ritorni sarebbero programmati per il 6 agosto. Poi il 10 ed il 13 i quarti ed il 17 ed il 20 le semifinali. La finale sarà il 27 agosto in Polonia. Ora è ufficiale, i calciatori della Roma, Paolo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di 4 mesi di retribuzione nell'attuale stagione sportiva per aiutare la società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo la pandemia da coronavirus. Gli atleti giallorossi, il tecnico e il suo staff hanno anche concordato di pagare collettivamente la differenza economica per garantire che ogni dipendente interessato dagli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal governo continui a percepire il proprio stipendio netto. Parliamo sempre dell'unità di intenti della nostra società e attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l'allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme, ha dichiarato Fienga. Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo club e li ringraziamo anche per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti. C'è grande ambizione in casa Newcastle, in caso il passaggio di proprietà dovesse andare a buon fine, con l'acquisto del fondo saudita rappresentato da Amanda Stavely. Il primo tassello sarebbe l'allenatore, con Massimiliano Allegri, primo nome della lista. Questo è quanto dice la stampa inglese, mentre i bookmakers mettono in vantaggio Benitez, con Allegri al secondo posto. L'ipotesi Uruguay non è ancora esclusa per Edinson Cavani. Il contratto dell'attaccante con il Paris Saint-Germain scadrà a breve e voci di mercato parlano di un possibile futuro nel Boca Juniors. Ma l'alto ingaggio del Matador potrebbe essere un problema. Lo stesso presidente degli Azzurri Oro, Jorge Amor Ameal, aveva infatti recentemente affermato che Cavani non rientrava nei parametri economici della società. Non è detta però l'ultima parola. Durante un'intervista rilasciata all'emittente radiofonico uruguayana Sport OC190, Sergio Martinez, ex Boca Junior, ha riferito di un contatto tra il dirigente del club, Juan Ramón Riquelme, e l'entourage del giocatore. Il fratello di Cavani sta lavorando con Riquelme. Si sono visti e stanno discutendo. Per Edinson, giocare nel Boca significherebbe avvicinarsi alla famiglia in Uruguay, ha riferito Martinez. Non si può mai sapere, quindi. Forse il futuro di Cavani comprende un ritorno a casa.